Salve gente, sono Larus, ecco qui su Crusader Kings 2, nella nostra dinastia. Nell'ultima puntata non abbiamo fatto praticamente nulla, credo. Sì, oltre ad aver fatto matrimoni, cose varie con vostra duchessa Tandrulfa, con il principe di Aragona, tutte queste cose qui, nient'altro. Però sto pensando una cosa. Sto mio marito qui, con l'alleanza con Aragona, mi sta portando più problemi che altro. Quindi sto pensando, forse è meglio di ucciderlo e trovare un altro marito. Vediamo un po' se va bene. Ah, intanto sì, sto anche mettendo il cancelliere a Pavia, così voglio conquistare il nord Italia, pian piano. Un pezzo per volta. Ecco. Tanto. Ah, il mio figlio Pera ha un'indole tenera e gentile. Si vede di tutti gli abitanti del castello. Temo che egli possa soffrirne un giorno. Buono. Sì, buono. Più diplomazia, va bene. Meno intrigo, più diplomazia, però sì, ci sta, ci sta. La diplomazia è importante. Quindi più diplomazia. Aspettiamo. Tanto, ecco. Mio complice, Yolande, si è procurato una vipera velenosa e manda a dire che presto infilerà le sue zanne nelle carni del principe Per. Va bene, approviamo il piano, vediamo come va. Vediamo un po' come va. È morto. Sì. Ok, ora possiamo sposarci con chi? Principe d'Inghilterra. Sì, dai. Vediamo un po' la dinastia del principe d'Inghilterra. Ok, Sì, va bene. Possiamo sposarlo. Giusto per un'alleanza, giusto per avere un altro marito. Intanto l'Inghilterra è proprio lontana. Non ci può dare problemi. L'Aragona ci dava problemi. Sì, matrimonio per soldi. Mettiamo i soldi. Bene, ok. Tanti si stanno picchiando qui, eh. Attenzione, si picchiano. Aspettiamo un attimo. Aspettiamo un po' che la rivendicazione si svolga. Ecco l'evento della rivendicazione. No, mi è morto il capo delle spie, Tristes. Adesso chi posso mettere? Aubry. Ah, mio marito. Ti metto qui a Ginevra. Marito mio. L'ordine teutonico. L'ordine teutonico. Nel tentativo di difendere la Venezia contro gli attacchi pagani. Il doge Alarico I ha concesso all'ordine teutonico comune di Abidos. Questa provincia non è mai stata completamente civilizzata e gran parte della popolazione è adoratrice degli idoli pagani. Questo nobile gesto potrebbe contribuire a proteggere la frontiera in pericolo di Venezia, così come potrebbe sostenerne ulteriormente la guerra santa contro i pagani. Potrei dire tutte le cose che ci sono sbagliate in questo, in questa scritta. Innanzitutto perché me, la Lettonia, la Lituania e l'Estonia mi sembrano un po' lontane da Venezia. Un po'. Poi, storicamente, non è tanto accurato, io ero rimasto che la Danimarca o la Svezia aveva ceduto questi territori. Forse la Danimarca aveva dato i territori che all'ordine teutonico. Non mi ricordo bene, comunque credo alla Danimarca. La Danimarca, comunque no, di sicuro non Venezia, comunque. Ah, ok, bene, intanto lì sto guadagnando punti marzialità. È una buona cosa guadagnare punti marzialità. Una cosa buona, giusta, è il casta. Tanto la guerra come sta andando a favore del duca di Lombardia.
E se io mi offrissi di unirmi alla guerra? Sì, può andare. Perché lo faccio? Motivo è semplice. Che così dopo divento indipendenti e posso prenderli. Tutto qui. Motivo semplice. Tanto prendiamo anche la rivendicazione. Gloria a Dio. Sì, paghiamo lì la. Tutte le cose lì religiose. Ok, abbiamo 7.000 uomini. Per marzialità. Tulup, sì, ci stai. Poi il mio principe vescovo e mio cugino, nipote, Conte Lars. Andiamo a combattere, sì. No, abbiamo perso contro i Lombardi. Sì, abbiamo condannato Pavia. Volevo dare una mano io a Pavia. Vabbè. Ah, successione per anzianità. Ma perché? Ah, già sì, perché tu saresti poi dopo. Sì, ma sì. Poi dopo la cambio. Però per il momento sì. Dopo la posso cambiare. Sì, devo essere in pace, però dopo la cambio. Tanto, pendente, io assegno te. Ti mando a Ginevra. Perfetto. Sì, le parlo della Costanza. Al mio figlio Pera. Ottiene tratto diligente, molto bene. Ok. Sì, ottiene il tratto giusto. E Etienette è un abile tessitore di trame, molto bene. Tanto, io devo costruire le mura del castello, che aumenta le dimensioni della leva, introiti fiscali, chi ne più ne ha più ne metta. Ed è una buona cosa. Intanto, stanno fabbricando rivendicazioni sul nostro titolo. Sì, un duca di Mentone credo che sia... Sì, napoletana. Tu, sì. Vabbè, aspettiamo, non possiamo fare nient'altro. Oh, mia zia è morta. Grande guerra sacra per l'Ungheria. Ah, a proposito, l'Ungheria è una cosa fantastica. Okay. L'Ungheria ha. Perché, ricapitoliamo. All'inizio, tanto tempo fa, l'Ungheria faceva parte dell'Orda d'Oro. Dopo una crociata, l'Inghilterra ha preso l'Ungheria. Ora, l'Ungheria, cioè l'Inghilterra, aveva il Galles, l'Irlanda e questa regione qui, l'Aquitania, credo. E l'Ungheria stessa. L'Ungheria, attraverso una guerra, si è ribellata e ha preso l'Irlanda, il Galles e questa regione qui, della Francia. Ed è un casino. Adesso Lorda d'Oro ci riprova, vuole ridichiarare guerra. Vediamo un po'. Non lo so. Non dire gatto se ne ce l'hai nel sacco, non c'entra nulla, però. Vediamo un po' cosa succede. Intanto, perché non posso chiamare in guerra? Ah sì, perché non sono in nessuna guerra. Ah, intanto se quando morirà mia madre, anzi, crepa madre, sinceramente. Ah no, se muore mia madre mi dà tutte le sue terre, che è questa. Questa terra qui in Spagna. Non me ne faccio nulla, però una terra in più. Perché no? Ah, Pera è diventato fanatico. Più marcialità e più pietà, una cosa buona. Solo che verrà odiato dai non cattolici. Non me ne frega. Pera va bene così. Ok, la guerra è finita, intanto. Ok. Lansa vuole sposarsi con Etienette per 405, va bene. Addio Etienette. Sì. Entriamo in guerra contro di mia madre. Qui solo per tenere i territori di mia madre, appunto a mia madre.
Perché devono rimanere nella dinastia. E oltretutto non dovrebbe essere una guerra troppo difficile. Però comunque vediamo un po' che possiamo fare. Cioè, ormai i Brancazzo sono diventati metà francesi, metà italiani, metà spagnoli. Diciamo aragonesi perché so che forse qualche spagnolo si potrebbe incazzare se dico questo. Quindi, va bene, siete aragonesi, tranquilli. O catalani, sì, catalani si dovrebbe dire. Però, non lo so, basta. Tanto andiamo a Barcellona, sediamo, facciamo tutto quanto, così prendiamo anche prestigio. Vinciamo la guerra. Intanto, perché hai fatto sta guerra, madre? Ah, per insediare te come... Oddio, che intrighi. Aspetta. Per insegnare i Vilena. Ah, che sarebbe... Oddio, aspetta. I Vilena sono... Non ci capisco nulla. Sorellastra, chi è? Chi sei tu? Abbiamo lo stesso padre? Ah, la... per insediare sua figlia come regina d'Aragona. Oddio, che intrighi. Cioè, per insediare De Vilena che è sposata. Che è sposato con la figlia di mia madre, quindi mia sorellastra. Sì, un senso ce l'ha. Un senso ce l'ha. Mentre camminavo lungo il fiume, insieme a molti cortigiani, uno di questi si è mostrato molto insolente, così decisi di spingerlo, per scherzo, dentro l'acqua. Ordinargli di tacere. Chi sei tu? Mio marito! Ignorare i suoi commenti, ma ammazziamo il marito. Ah boh, abbiamo perso pietà, però non è morto. Peccato. A me piace ammazzare le persone a caso, perché è bello Crusader Kings. È un bel gioco. Quindi passiamo ancora qui un attimo ad assediare la loro capitale, Barcellona. Sì, aumentiamo la nostra abilità marziale. Sono degli 20 scritti in inglese, se volete leggerli fate pure. Intanto, Lombardia... Anche tu sei nella mia stessa guerra. Ah, anche loro sono in guerra, ma come siete imparentati? Aspetta, fammi vedere, perché forse siamo anche imparentati per via strana. No, non ci capisco nulla. No, sono in... No, perché allora sono in guerra? Non capisco. Ah, no, hanno vinto la guerra sacra, Lorda d'Oro. Quindi hanno di nuovo l'Ungheria. E l'Ungheria adesso controlla... Oddio, che casino. L'Ungheria adesso controlla l'Irlanda. L'Aquitania. Che cos'è? Sì, l'Aquitania. Però non si chiama Ungheria. E non controlla l'Ungheria. Mio Dio, che casino. Che casino. Ok, abbiamo vinto. Yippee-yay-yo. Yeah, abbiamo vinto. Tanto mia madre sta bene. Che era sposata con il duca Lele il Magnani. No, sì, Lele il Magnani. Lele il Magnani. L'erede sono io, dei suoi possedimenti. Quindi avrò un possedimento in Spagna. E attualmente... Questa cosa qui non la capisco. Ah sì. Ducato di Aragona. De Vilena, così i figli fanno parte, diciamo in teoria, sono nostri, no, non sono, possono essere nostri familiari, non di sangue però, quindi non c'entra nulla. Sì, una cosa strana, non ci capisco nulla, sembra quasi 100 vetrine a volte, però, è Crusader Kings, non è 100 vetrine, quindi,
Non riesco a dire 100 vetrine. Ecco, ce l'ho fatta. Bravo. Guerra contadina. Tanto io voglio attaccare la Lombardia di nuovo. Però hanno troppe truppe. Troppe truppe. Quindi, vediamo di creare altre truppe noi. Un torione che aumenta tipo del 25% le truppe presenti e reclutabili in quel castello. Chi sei tu? Oh, vediamo di ucciderlo. No, paghiamolo. Sì, interrompe il suo lavoro, però uccidiamolo nel mentre, perché questo qua sta facendo la rivendicazione sul mio titolo, per conto degli Asburgo, e a me non va, gli Asburgo a me non piacciono, quindi ciao ciao, io adesso provo ad ucciderlo. Vediamo un po'. Tu ci stai. Poi. Tu ci stai. Poi. Nessun altro? Ah sì, già 120 basta. Basta e avanza. Molto bene. Andiamo di ucciderlo. Meinhard di Friburgo. Sti svizzeri. Non mi piacciono. Più francesi che svizzeri, forse. Alla Jagta Est, quindi approviamo il piano, vediamo un po'. Sì. È morto, quindi nessuno sospetterà mai di noi. Cosa buona, giusta casta, bla bla bla. Tanto la Lombardia ha tante truppe. Io devo prendere questa regione qui. Oh no, sono malato. Ah, ma tu sei indipendente? Ma ciao, allora io ti invado. Fabbrico di rivendicazione, ti invado. Ah, ma ciao. Duca di Salerno si sta ribellando. Certo che. Ah. Nuovo bambino, comunque certo che ti do una mano, Salerno. Contro Napoli. Cioè, non ti do una mano, però spero che tu vinca. Tanto sì, prendiamo un po' di punti marzialità, così finiamo la nostra ambizione, bla bla bla. Tanto, il Sacro Romano Impero in guerra. Sì, contro chi? Ah, contro la Moravia, cioè ribellioni. La Lombardia io la devo attaccare. Forse posso aspettare di avere tanti soldi, così faccio soldi, soldi. Facciamo il nostro figlio intanto Larus. Ah, se volete un membro della dinastia che si chiami col vostro nome, ditemelo. Larus secondo, tipo, dovrebbe essere qualcosa del genere. Per un altro Larus, così. Tandrulfa è conosciuta come l'inesperto. Perché? Sta rilevando una buona regina. Rilevando, rivelando. Cosa sto dicendo? La mia grammatica si rompe ogni giorno di più. Ah, un altro? Rompiamolo. Però mica sono la banca nazionale. Va bene. Smette di fabbricare e lo uccido. Forse non converrebbe uccidere voi. O il duca di Neuchâtel. Sì, forse ce la possiamo fare. Tu ci stai. Tu ci stai. Ci stai. E così basta, dai. Vediamo un po' dove arriviamo. Mi servirebbe qualcosa in più. Qualcosa in più, nessuno.
No, quindi il complotto salta. No, non possiamo farcela. Però chi era il tuo cancelliere, scusa? Non mi ricordo più. Capo delle spie. Intendente, maresciallo. Chi era? Non mi ricordo. Ah boh, non importa. Tanto per un po' non ci darà problemi, quindi lasciamo stare. Lasciamo stare tranquilli. Lasciamo passare, Panterei. Ah, tu tieni il tratto ferito, mio maresciallo. Non me ne frega un cazzo. Tanto qui c'è una grande guerra lì. Ah. Amedee Brancaccio è diventato un ingenuo conciliatore. Tutto bene, tu sei mio cugino. Sì, mio parente, cugino, zio, tiziano, non so come si dovrebbe chiamare. Tanto di tecnologia dovrei aumentare un po' anche. Dovrei aumentare un po' tanto di tecnologia. Effettivamente sono un po' indietro, quindi infrastrutture cittadine, legalismo e basta. E basta, sì. Sì, così. Oh no, il mio cancelliere è morto. Pazienza, dai, non importa. Mettiamo Larus, il nostro cancelliere. Fabbrichiamo una rivendicazione dopo. Nizza, che è indipendente. Se è indipendente, si inquadra con qualcuno. Ah, sì. Dai su, ce la puoi fare. Ce la puoi fare a vincere. So che ce la fai. No, non ce la fa. No, non ce la fa. Quindi basta così fabbricare rivendicazioni. Allora con chi? Tanto mia madre vuole morire. Sembra brutto da dire, però. Mamma, vuoi morire? Cioè, sta vecchia continua a vivere. Ah, continua a vivere mia madre. Non è una buona cosa. Sì, è bruttissimo a dire, però effettivamente, per piacere, madre, pure. Per carità. Mi è data la luce, però ho bisogno di queste terre, ok, madre? Lo so. Tanto, vediamo un po'. Aspettiamo ancora. E facciamo un po' di caserme in giro. Tipo. Qui. Caserme, sì. Che danno fanti pesanti che sono tosti. Molto potenti. Ombra elusiva è diventato. Ah, Pera, sei diventato un'ombra elusiva, bravo. Brava Pera. Con la duchessa di Orléans. Duchessa. Oh no, tu ti sposi con la principessa del Sacro Romano Impero, a me non me ne frega un cazzo. Che così dopo faremo un'alleanza. Un'alleanza col Sacro Romano Impero vuol dire vittoria e onore. Vittoria e onore. Quindi così. Un diplomatico? No. Non mi servono diplomatici. Sì. Vabbè, nulla di importante. Tanto il mio microfono sta un po' cadendo, pian piano. Ho bisogno di un nuovo microfono. Ho bisogno di un nuovo microfono, sì. Tanto io ho 7.000 truppe, circa. Diciamo 7.000. Ecco Lombardia, contro chi sei in guerra? Sei in guerra contro le Asturie. Ah, sono incinta. Le truppe tu ne hai. Lombardia. Dai,
Duca delle Asturie. Quindi, intanto che in guerra, lontano, lontano. Aspettiamo un po' che perda un po' di truppe. E poi dopo inizia la guerra di rivendicazione di Pavia. È una buona cosa. Buona cosa, buona cosa. Bellasex. Chiamiamola be non Bellasec. Bellasec. Zeta. Bellasex lo chiamo. Bellasex, no, Bellasex, non Bellasex. Bellasex. Bel nome, Bellasex. Non lo darei mai a mia figlia. Ah, sì, venditore ambulanti, oppure... Ho bisogno delle cose, dai. Amministrazione però... Meno amministrazione però più... Più... Opinione generale, l'opinione generale è una buona cosa. Poi l'amministrazione ho già zero, quindi... Che vuoi di più? Non è una brava amministratrice, eh. Ma chi è che... Mio parente Larus di Monferrato. Va, ti butto nell'acqua. Ti butto nell'acqua tutti. La duchessa che butta nell'acqua. Sembra quasi un nome di un film trailer di Maccio Capatonda. La duchessa che butta nell'acqua. Tanto... Ah! Oh, non Lombardia così grande. Aspetta un attimo un po'. Che le truppe lombarde... Ah no. Mi è uscita una notifica però... Niente di che. Teologo accademico. Mia figlia Parmenide. Io ti faccio sposare invece con un altro principe del Sacro Olimpe. Sì, voglio unire le casate. Ah, no, così grande. Tanto, aspettiamo un po'. Occupato da chi? Tanto, la stai vincendo la guerra? Posso anche dichiararti guerra subito. Ma già, non subito così. Però tipo, ti dichiaro guerra. Per prendere Pavia. Siamo alleati, ma da quando? Oddio, cognata del fratello di chi? Pandolfo. Chi è Pandolfo? Lucasciare. Allora ti uccido? Pandolfo della Torre, ma chi è? Boh, allora provo a uccidere il figlio, che così non siamo più alleati, ecco. Ma che strano, alleati, mia Lombardia. Io uccido tuo figlio. Come ti permetti? Basso di Bobbio. Basso di Bobbio. Oh mio Dio, che nome brutto. Mafalda. Basso. Che nome è Basso? È uno dei nomi più brutti che ho mai sentito. Ma nella mia vita ho mai sentito il nome più brutto di Basso. E poi oltretutto viene da Bobbio. E quindi Basso di Bobbio. Ma nemmeno il mio basso lo chiamerei così. Basso strumento musicale. Lo chiamerei così. Basso di Bobbio. Ma a me sa di cancerogeno. È bruttissimo Basso di Bobbio. E tutti qua nell'intrigo e oltretutto chiamo anche te, ti do un po' di soldi. Vita al complotto. Sì. Bene, l'ho corrotto. E allora corrompiamo anche un altro. Per uccidere Basso di Bobbio. No, non è Basso di Bobbio che devo uccidere un altro. È il figlio della Lombardia, sì. Sì, andiamo a fare tutte queste cose qui. Abbiamo aumentato la marzialità, ebbene. Ora. Aumentare la marzialità. Aumentiamola allora. La Moravia. Invasa dal Sacro Romano Impero. Ah, siamo di nuovo incinti. Crociata per l'Ungheria, Deus vult. Forse potrei partecipare. Tanti tizi che partecipano. Ma no, non vado. C'è casini interni. Lo so che è una cosa nobile e giusta, però...
Tanto tu sei il mio nuovo capo delle spie. Per Abrancazzo, mio figlio. Quante truppe hai ancora? 7.000. Sì, prendiamo alcune cose, che così aumentiamo l'opinione del pubblico. Oltretutto facciamo un altro campo d'addestramento a Saluzzo, la mia figlia la chiamerò Bassa. Bassa di Bobbio. Tu sei in guerra contro chi? Ah, vai contro il Gran Khan? Ah sì, vai pure contro il tuo Khan. Io rimango qui. Ok, aspetto la sua partita, la sua departita lì, per l'Orda d'Oro. Vai a combattere i Khan dell'Oriente, del Kagatai. Intanto me ne rimango qui io, tranquillo, tranzollo, nessuno mi disturba. E poi dopo ti uccido. Basso di Bobbio. Basso di Bobbio, ma che nome brutto. Poi ci penso. Però vuole un titolo. Aspetta. Prometti anche di accontentarlo. Pera. Io ti nomino. No. Dopo. Nomino dopo. Ah, ti posso nominare tipo sindaco di qualche città? No. Oddio, chi è che sta vincendo, scusa? Ah, lo state vincendo, allora. Allora io ti invado, Lombardia. È stato un piacere. Invadiamo Pavia. Tanto ci diamo anche suo figlio, giusto perché ne siamo ancora più bravi. Ah, la crociata è stata vittoriosa. Ah, però si sa il mio coinvolgimento, quindi non è una buona cosa. Stiamo qui e assediamo. La carità consiste anche nell'ospitare i senza tetto, ma sì, aspettiamoli. Aspettiamo. Intanto Pavia è una regione che si può difendere molto bene. Tanto stanno arrivando qui i Lombardi. Pavia dovrebbe essere nostra. Ce la possiamo fare, questa volta, a prendere Pavia. Una volta per tutte. Così. Perché Pavia c'ha 3.000 fiumi. Tipo, la puoi solo attaccare da sud, credo, senza aver problemi. Oppure nemmeno. Perché da Monferrato, fiume Lombardia, fiume Parma, fiume Cremona, fiumi Ciatto. Fiumi Ciatto, parli del Po. Cioè, fiumi, fiumi, fiumi. Sì, Contea di Vienne, va bene, bla bla bla. Tanto. Gui, tizio, io ti. Ti mando qui, sei il mio nuovo cappellano di corte. Fai un buon lavoro. Che sia lodato il Signore. Bla bla bla, Deus vult. Tanto, Larus Brancazzo, ah, tu sei il mio figlio prediletto. Ti faccio educare da tua madre. Da me. Strano riferirsi a me come donna, perché non sono abituato. Cioè, ovviamente, ci mancherebbe altro. Adesso che ci penso un po' ambiguo. E quindi, oh, cancelliere, nuovo cancelliere. Luppolo, ma aspetta, mi è morto Larus? No, l'altro Larus? Aspetta, fa vedere. Genitori. Si è morto.
malato Larus, però ha fatto dei figli. Tanti figli. E non sono nemmeno molto male. E mi odiano un po'. Ora andiamo qui. Spaccare il culo. Come abbiamo fatto a perdere? Come facciamo a perdere? Sempre contro i Lombardi. È una cosa che non ce la faccio. Cioè, come non capisco settembre, non capisco come facciamo a perdere sempre. Ma è sfiga. Ora capisco. Prendiamo una banda di mercenari e se la sono cercata, eh. Questa marcisca. Ora Laro sta arrivando incazzato, sì, giusto, tieni il tratto giusto. Perché ce la fai? Le mie truppe le mando qui, e quelle da Lombardia le porto, cioè quelle mercenarie le porto qui. No, le continuo a spostare per annientare vari tizi. E poi dopo le faccio uccidere in un tentativo disperato di prendere Pavia, tipo tutte morte così. Ecco, bravi. Crepate, ora vi congedo. Addio, siete stati bravi, vi siete piaciuti. Siete stati molto bravi, anzi, ottimi. Però basta. Ok, così ho fatto un tentativo a Muzzo, solo così per uccidermi. Tutti qua. Ah no, hanno saccheggiato Atene, non ho letto il... Sì, sì, hanno saccheggiato Atene i mongoli. Tristes. Mi dispiace, Atene. Povera Atene. Ok. Intanto abbiamo annientato un altro esercito. Ah, un altro. Turna. Se ti uccido, fallo sparire la circolazione. Ok, paziente, una buona cosa è essere pazienti. Quindi Larus è paziente, proprio come me, uguale. Però è gobbo! No. Poverino, sono gobbo. Vabbè, pazienza, non posso farci nulla, sono gobbo. Tanto uccidiamo questo qui che fabbrica la rivendicazione sul mio titolo. Che non ne posso più. Bene. Bene. Ok, che marcisca. Ok. Intanto, vediamo di finire l'assedio di Monferrato. Di riprenderci Monferrato, anzi. Più che altro. E riprendiamoci. Continuiamo a prenderci Pavia. Tanto, un altro bambino da educare. Bella sex. La Tandrulfa sempre. Continuiamo ad assediare tutto quanto, la resa imminente. E sia. Quindi prendiamoci Pavia. Ok,
Una volta per tutte, una volta per tutte. Tanto. Possiamo chiamare il Kaiser del Sacro Romano Impero? No, apprezzano più loro di noi. Boh, allora sai che faccio? Mando. Te? E la corte del Kaiser? A fabbricare lì cose buone. Tiene il tratto umile, Larus. Sì, molto bene. Aumenta la pietà. Ovviamente non è uno dei tratti migliori, però comunque uno più di pietà e mensile ci sta, dai. Ah, ho ereditato alla fine le terre in Spagna. Molto bene, posso reclutare altri tizi quindi? Eh sì, il nostro esercito diventa sempre più grande. Danno anche mi quanti uomini. Trattato di pace. Ci arrendiamo. Sì, vi siete arresi. Avete ben detto. Vi siete arresi sotto la potenza di Larus. La potenza di Larus è infinita. Non ce la fate. In realtà no, sono molto debole su Crusaders Kings 2, direi che sono tutte cose colpi di culo, come dico io. Come dicono molti. Però è colpo di culo. Sì, tutto questione di culo. Però mi sta andando tutto bene. Quindi, gente, con questo sorriso che a fine puntata abbiamo preso ben tre province, due in Spagna e poi Pavia, che è importante. Con questa arriviamo a 10.000 uomini quasi. 10.694. Sono tanti. Dite sì che sono tanti. Quindi ci sentiamo la prossima, gente. Dall'altro è tutto. È stato un piacere avervi in questo video. Ci sentiamo la prossima. Ciao!